Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Buongiorno, il centro per l'impiego è qui? È qui accanto, sono chiusi ora ancora. C'è qualcuno? Miracolo! Le porte si sono aperte, è arrivata una neodirigente che ha nel nome il messaggio di salvezza, si chiama Salvatrice Rizzo. Scusi la risata, ma me l'aspettavo questa telefonata. Lei deve venire e mi deve venire a cercare e mi intervista. Ma prima di accettare il suo invito, siamo andati a verificare la situazione negli uffici con una telecamera nascosta. La prima novità è che l'ufficio stavolta è finalmente aperto. Siccome siamo percettori del reddito di cittadinanza, volevamo sapere se c'era qualche novità per poter essere inseriti nel mondo del lavoro. La seconda è che troviamo addirittura un'impiegata che si attacca al telefono e si prodiga per trovare lavoro alla nostra complice. Ciao, c'è una signora che cerca un lavoro. Ciao. Ma io preferisco trovare. Io qui ho cercato. Il telefono ce l'ha, non lo mente. Dottoressa, buongiorno, finalmente ci conosciamo. Buongiorno. Ci porta in giro a vedere un attimo? Con piacere. Quegli con uffici piacere. Avevamo trovato sempre chiusi e volevamo vedere. Avete questa voglia? Perché no? Andiamo. Questo è proprio il cuore del front office. Qui gestiamo la forestale, gestiamo anche il reddito di cittadinanza. Ornamenti migliori alla dottoressa, un'energia. Sono arrivati i signori della cooperativa? Questo nuovo governo che sta per arrivare, che ha giurato guerra al reddito di cittadinanza, che succederà? Il reddito, secondo me, non va tolto, va assolutamente modificato, perché c'è stata proprio una impostazione di procedura difficilissima da attuare e da gestire. Cioè, mi sembra di capire che comunque non c'è il timore che si chiude qua a baracca e burattini e si va a casa. No, ma no, anche perché noi siamo un ufficio istituzionale, non facciamo noi solo il reddito, noi gestiamo la forestale, cioè, gestiamo comunque, le... è stato un piacere ritornare e ritrovare un ufficio totalmente diverso, finalmente aperto. Non vorrei solo che... non vorrei pensare solo che serviva la televisione per cambiare tutto. Ho un nuovo dirigente.